Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Elisa, sono una fisioterapista osteopata e l'argomento di oggi sarà la fascite plantare, o meglio, degli esercizi per aiutare a migliorare la situazione. Vi ricordo che se vi interessano questi generi di video, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, se volete che vi venga notificato ogni volta che pubblico un nuovo video, in genere il giovedì, e di mandare questo video a qualcuno. Se pensate che gli possa essere utile, di mettere un like se vi è piaciuto e iniziamo subito con il video. Con fascite plantare intendiamo una serie di segni e sintomi e soprattutto dolore che caratterizzano la zona della pianta del piede. Può capitare frequentemente a sportivi o chi magari non porta accalzature adeguate o chi sovraccarica molto il piede, a volte chi porta scarpe antinfortunistiche, eccetera, eccetera. Generalmente questo è causato da infiammazioni e irritazione della zona. Il momento peggiore in cui si ha dolore di solito è al mattino, nei primi passi, oppure dopo che si sta fermi tanto tempo, tipo in scrivania o sul divano. Tutto questo perché? Perché il piede durante questo periodo di riposo rimane in una posizione rilassata e tutto questo comporta un accorciamento delle strutture a livello della pianta del piede, quindi della fascia plantare, che una volta stirata improvvisamente nei primi passi fa male. Adesso vi farò vedere qualche esercizio che può essere utile per lavorare sulla fascia plantare. Il primo esercizio richiede una pallina da tennis che può essere utilizzata per un massaggio plantare. Io consiglio di farlo da seduti per non imprimere troppa pressione. Si va a mettere la pallina sotto la pianta del piede e si va avanti e indietro con la pressione adeguata perché non sia doloroso, ma si sente che lavora. Lo faccio vedere anche di profilo. Quindi avanti e indietro, avanti e indietro. Se si sente qualche punto di maggiore tensione, ci si può soffermare in quel punto lì facendo una pressione adeguata, quindi non eccessiva. Il prossimo esercizio è lo stretching della pianta del piede, quindi si va a raddrizzare la ginocchia e si va a stirare la pianta del piede. Si sentirà sia un lavoro sul tricipite surale, quindi sul bacio, che sulla pianta del piede. Se invece si vuole essere più specifici solo sulla pianta del piede, si può fare anche in questa maniera. Si porta una gamba, il piede sul ginocchio, e si va ad allungare la pianta del piede, quindi si premono le dita e si stirano in modo da avere questo effetto, in modo da stirare questa parte qua e si tiene per 30-40 secondi. Ultimo esercizio, si fa un po' di stretching, quindi appoggiati a un muro, si mette la gamba non interessata davanti e la gamba interessata dietro con il ginocchio stretto. Si va a portare il peso in avanti e si sente che si stira il polpaccio. Si mantiene in questa posizione per 30-40 secondi, dopodiché si piega il ginocchio e si va a stracciare invece la parte più distale, quindi la parte più verso il tallone, ed eventualmente si può anche sollevare il piede e stare altri 30 secondi. Consiglio di fare massaggio con la pallina da 1 a 3 minuti e dello stretching 30-40 secondi per ogni posizione per minimo 3 volte un paio di volte al giorno. Per la pallina può essere fatta diverse volte durante il giorno, soprattutto magari se fate un lavoro sedentario e ve la portate al lavoro, per alleviare un po' la tensione anche durante il giorno. Benissimo, vi ringrazio di essere rimasti fino in fondo. Spero facciate questi esercizi se avete questo problema. Se vi sono utili, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere, fatemi avere dei feedback. Vi ringrazio di tutto e ci vediamo giovedì prossimo. Oh, scusate, qualunque domanda mettetela nei commenti oppure contattatemi nei social.